Sto malissimo, oh no, oh, questo non ci voleva. Oh, chissà cosa mi succederà, chissà se sopravviverò, chi lo può sapere. Speriamo di sì, ho ancora tantissime cose da fare. Oh no, ah. Ciao a tutti, io sono Sofì dei Me Contro Te e non so se riuscirò a fare altri video perché oggi sto molto male. Ho scoperto di avere la varicella! Sapete cos'è la varicella? È una malattia che ti fa comparire delle bolle in tutto il corpo. E io ce le ho! Mi sono praticamente ricoperta di puntini rossi. Ed è sicuramente varicella, ne sono certa al 100%. Mi potrà anche venire la febbre, potrà venirmi anche la nausea. Oh no, io non voglio stare male. A me piace stare bene, volevo stare bella tranquilla, fare tanti video, divertirmi. E invece no, devo stare qui a letto ad annoiarmi. Cosa posso fare? Sono tutta sola in questo letto, ci sono soltanto i peluche. Mi fanno compagnia. C'è questo unicorno molto carino. Vieni qui, fatti abbracciare. Oh no, aspetta, rischio di contagiartela. Sì, perché non so se lo sapete, ma la varicella si contagia, è contagiosa, proprio come il virus. E quindi non posso incontrare nessuno, perché qualunque persona entrerà verrà contagiata da me. Quindi unicorno, se non vuoi avere la varicella, ti consiglio di allontanarti. Sofì, 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 ma che cavolo fai a letto? Dobbiamo registrare i nostri video e tu sei lì a letto a riposare. Ma ti sembra il momento? Che c'è? Oggi non hai voglia di far video? Che succede? Cos'è? La sfida del muto? Ho capito, vuoi fare l'ultimo che parla vince? Devi allontanarti! Perché mi devo allontanare? Vai via, allontanati! Cavolo, mi allontano subito! Mi sa tanto che Sofia ha fatto una puzzetta e non vuole che la sento! Scemo, ti devi allontanare, allontanare, lui non capisci, stai rischiando! No, lo so che sto rischiando, cioè, non vorrei rischiare troppo, ecco appunto! Fate tutto, che io sono una principessa e le principesse non fanno le puzze. Sì, sì, ok, principessa Sofì. A parte questo, allontanati, lui, ho la varicella! Cosa? Ho la varicella, via! Ma che cosa hai detto? Alla varicella? Ma non sai che è una malattia contagiosissima? E perché mi fai stare qua? Perché non me lo dici subito? Sì, lui è una malattia altamente contagiosa. Ti devi allontanare. Non capisci? Io oggi non posso registrare. Devo stare qui a letto. Non posso incontrare nessuno. E tu sei qui. Perché sei ancora qui? Vattene. Ma hai ragione. È ovvio che non posso stare qui. Devo correre. Devo scappare. Che devo andare il più lontano possibile da Sofì. Perché ha la varicella. E quindi rischia di trasmettermela. E a quel punto avrei anch'io tutte le bollicine e i puntini sul viso. Ehi, 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 aspettate un attimo. Ma se Sofì ha la varicella, perché appunto non ha i puntini sul viso? Andiamo e facciamoci spiegare sta varicella inventata. Cara Caciofita, perché dici che hai la varicella se non hai neanche un puntino in faccia? Lo sanno tutti che la varicella ha come primo sintomo tutti questi puntini nella faccia che fanno un sacco di prurito. Ah, non mi credi? Non credi che io ce l'abbia veramente? No, per niente. Beh, allora ti dico che fai male a non credermi, perché stando qui potrei contagiarla anche a te. Sì, sì, tutti spaventati siamo di questa contagiazione. A parte che non si dice contagiazione, ma tu sei uno stupido, lui. Non capisci, stai rischiando grosso. Sì, sì, io credo di avere una mezza idea. Mi sa tanto che qualcuno tra noi due oggi non ha voglia di far niente e ha pensato bene di coricarsi nel letto e stare tutto il giorno a letto con una scusa, come per esempio la varicella. Ma chi ci crede che la varicella? Lui? Sì? Mi stai facendo molto innervosire. Io ho la varicella, l'ho per davvero. Ma quali sono i sintomi? Cioè, dimostramelo che è la varicella, come dovrei crederti? Non ho i puntini in faccia, ma ce li ho in tutto il corpo. Eh sì, i puntini in tutto il corpo. Fammeli vedere. Lo capisci che se te li faccio vedere ti possono contagiare ancora di più? Ti devi allontanare! No, non mi allontano, perché non mi spavento della tua varicella invisibile. Non ho nessuna paura. E poi guarda, 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 qui ci sono le tue braccia. E le braccia non hanno neanche un puntino. Come la mettiamo? In questo braccio non ho niente, è vero. In questo braccio neanche, è vero. Neanche nel viso, è vero. Ma se ti dicessi che ce li ho nella schiena? E se ti dicessi che se non vedo, non credo? Ho fatto anche la rima. Sei uno stupido coccodè. Ok, vuoi vederli? Te li faccio vedere. Vai, 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 vai. Aiuto ragazzi, ho paura. Adesso chissà che mi fa vedere. Ci sono, ci sono, devo soltanto cercarli.
Ma come li devi cercare? Si vede che ha così tanti puntini che non li trova neanche lei. Cioè li deve cercare. Mi sa tanto che questa varicella è proprio inventata. Qua c'è il primo. Quello lì sembra tanto un morso di zanzara. Non è un morso di zanzara. Faccio vedere, ne ho anche altri. Guarda, guarda qua, guarda qua. Cosa devo guardare? Li vedi? Allora, qui effettivamente ci sono due puntini. Ma sei pazzino, ma li hai toccati? Ma sei pazzo, ma sei pazzo? Lui non capisci niente, non capisci niente. Questo dito è contaminato, vai subito a lavarti le mani. Cosa? Il mio dito è contaminato? Ma in che senso? Io non ci credo, ti sei toccato col dito contaminato. Tu sei pazzo, ma che dico pazzo? Tu sei stupido, stupido. Io ho veramente la varicella, lui. Devo dire che stamattina i puntini erano più visibili, adesso sono meno visibili. Ma ci sono. È sicuramente varicella al 100% milioni di mila. Tu non puoi assolutamente toccarli, perché altrimenti ti contagiano e li hai toccati. Lui, io devo stare a letto. Ma perché parlo con te? Perché? Perché sto discutendo con te, ti sto facendo vedere i miei problemi? Assolutamente no, devo stare zitta, devo stare in silenzio, devo rilassarmi. Tu te ne devi andare dalla mia stanza, vai via, vai via. Buonanotte. Allora, intanto fatemi cercare varicella. Vorrei proprio vedere i sintomi, cioè queste immagini di questi puntini, se assomigliano a quelli che ha Sofì. Che schifo, mamma mia, proprio un'immagine che ho trovato. Allora, questi qui sono dei puntini, effettivamente molto simili a quelli che tu hai sulla schiena. E sono anche abbastanza disgustosi. Possiamo ricontrollare quelli che hai tu, così li mettiamo a confronto? Qui, come vedete, ci sono i puntini nella schiena di Sofì, mentre qui ci sono i puntini dell'immagine, che sembra tipo una costellazione. Ed effettivamente si somigliano molto. Vedi? Una varicella. Sai qual è la brutta notizia? Quale? Che tra poco ce l'avrai anche tu. No, non avrò un bel niente. Sì, diventerai tutto pieno, tutto pieno, ne sono certa. No, ma non hai mica superato tutti i test. C'è ancora un test da fare, il più importante per capire se è vera varicella. Quale test? Devo fare il tampone? No. No, non esistono i tamponi per la varicella. E cosa devo fare? Dobbiamo fare il test della gomma per cancellare. Eh? Il test della gomma per cancellare, ma in che senso? Secondo i miei calcoli, se qualcuno volesse fingere di avere la varicella per stare a casa e non andare a scuola, cosa potrebbe fare? Prendere un pennarello o una penna rossa e iniziare a disegnarsi i puntini addosso. Così, se con la gomma adesso si cancella, non vuol dire che è tutto finto. Invece, se non si cancella, non vuol dire che è veramente varicella. Lui, io non posso crederci che tu stia dubitando veramente di me. Ma secondo te io dico le bugie? Assolutamente no, le bugie non si dicono. Guarda che la verità, io non ho fatto niente. Veramente pensi che io possa aver disegnato dei puntini così realistici? Guarda che non sono mica un artista. Beh, effettivamente hai ragione, quei puntini sono molto realistici. Però non importa, magari sei stata lì tutta la notte e sei riuscita a farli perfetti. Io non ti permetterò di fare questo test perché mi sono offesa. Cioè pensare che tu possa dubitare di me mi fa offendere. Quindi offesa. Adesso sai cosa faccio? Dormo dall'altra parte. Buonanotte! No, ma non puoi mica fare l'offesa. Dobbiamo fare il test della gomma. Devo provare a cancellare i puntini. Cancellati la tua faccia. No, ma come me la cancello la faccia? Non lo so. Cancellati quel sorriso da stupido. Non capisco di quale sorriso stia parlando. Non ti permetterò di cancellarmi un bel niente. Anche perché non si cancellerebbero, perché non sono dei disegni, sono dei puntini da varicella. E tu stai importunando una persona malata. Io sto importunando una persona malata? Sapete che c'è, ragazzi? Qui devo mettere in gioco le mie capacità da spia. Allora vado via, Sofì. Ciao. Me ne vado. Ciao. Vado via. Ciao. Buonanotte. Mi sono nascosto in bagno. Aspettiamo qualche secondo che Sofì si addormenti e poi proviamo a cancellare puntini. Secondo voi ha veramente la varicella o no? È molto strano, perché da un lato mi sembra impossibile che abbia la varicella, dall'altro lato però penso poteva anche dire che aveva la febbre, se voleva inventarsi una scusa, perché è proprio la varicella. Effettivamente quei puntini ci sono. Devo solo sperare che si cancellino. Si sarà addormentata? Non lo so. Proviamo ad avvicinarci piano piano senza fare rumore. Erano da questo lato. Eccoli. Ecco quei puntini. Sono proprio loro. Andiamo a cancellare. Lui!
Ciao Sofì, mi hai fatto leggerissimamente spaventare. Io ti ho fatto spaventare? Io ero bella tranquilla nel mio letto e arrivi tu con quella stupida gomma. E l'hai visto? Non si sono cancellati. Quindi adesso, ops, ti verrò la varicella. Così impari a non credermi. Ragazzi, effettivamente, come dire, non si sono mica cancellati. Questo significa che potrebbero essere dei veri mondini e potrebbe essere veramente varicella. Sofì, fai controllare, fai controllare. Togliti quella faccia lì da tutta, so io. Fammi vedere qua, vieni. Ok, puntini, puntini, dove siete? Ah, mamma mia, sono qui i puntini. Magari con un po' di saliva e un po' di olio di gomito si dovrebbero togliere. Ma cosa fai? Non toccarli, che schifo. Lui? Ti verrà la varicella, li hai pure toccati più volte. Si è pure leccato le dita. Fai ufficiale, fai ufficiale. A meno che... Ma non credo. A meno che cosa? Tu, per caso, quando eri piccolo, hai mai avuto la varicella? Ma io che cavolo ne so se ho avuto la varicella quando ero piccolo. Forse sì, forse no. Beh, questo cambierebbe tutto, perché se tu l'avessi avuta, beh, non saresti a rischio, perché la varicella viene soltanto una volta nella vita. Quindi se tu l'hai già avuta quando eri piccolo, potresti non prenderla adesso. Mentre se tu non l'hai mai avuta, beh, ti starà per venire. No, 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 aspetta, aspetta. Allora dobbiamo scoprire se l'ho avuto da piccolo. Non sarà semplice, perché dovremmo a questo punto prendere una macchina del tempo, viaggiare nel tempo, tornare indietro a quando ero piccolo e poi chiedere al me del passato se sto avendo la varicella. Se in quel caso avrei avuto la varicella, sarei immune. Quindi è un catino. Lei? Eh? Basta chiedere a tua mamma, lei sicuramente se lo ricorderà. Effettivamente hai ragione, però l'idea di viaggiare nel tempo mi piaceva, ecco. È il momento di telefonare, sto chiamando. Dobbiamo solo sperare che già l'abbia avuta. Ok, squilla. Pronto mamma? Ciao, ma senti, volevo chiederti una cosa abbastanza importante. No, 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 ho già mangiato, no, tutto ok. Ma per caso ti ricordi se quando ero piccolo ho avuto la varicella? Ah, ho capito. Va bene. No, no, niente, non ti preoccupare. Ciao. Ho già avuto la varicella, quindi sono immune, quindi sono immune. Aie, ale, ale. Hai capito, cacciamina? Sono immune! Ho i superpoteri, ho l'immunità! Guarda, posso toccarti e non far niente! Ho capito, però anche se sei immune, sai che ti dico? Sì? Questa è la mia stanza e quindi cortesemente devi uscire. No, 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 non uscirò per niente, starò qui e ti disturberò tutto il tempo. Disturbarmi proprio no! Visto che io sto male, allora tu sarai il mio cameriere. Io sto qui. Ah, mi potresti portare un po' di latte caldo? Il tuo cosa? Un po' di cacao. Il cameriere? No, 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 ma perché il cameriere? Ho un tè caldo, non saprei. Fai tu, o latte o tè. Mi piacciono entrambi. Sì, sì, ma perché io devo essere il tuo cameriere? Perché io sto male, tu stai bene, tu sei immune, io no. Io sto tanto male, lui. Tu sei il ragazzino fortunato che l'ha avuto, mentre io ce l'ho adesso la varicella. Non mi aiuterai? Non ti faccio tenerezza. Va bene, ho capito, ti aiuterò. E vai, dai. Puoi da mangiare, farei un waffle oppure del... Ma non stavi male, ma non avevi la tosse. Sì, ho anche la tosse e ho anche i puntini. Bene ragazzi, quindi questa è la novità dei me contro te. A parte gli scherzi, Sofì ha veramente la varicella. Speriamo che passi presto. Per fortuna non sto malissimo al di là dei puntini, quindi incrociamo le dita. Ma comunque speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao.